La procura di Firenze ha disposto l'autopsia sui cadaveri delle tre persone morte nell'esplosione di una villetta a Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti, provocata probabilmente da una fuga di GPL. Sull'esplosione la procura ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati. Il pubblico ministero ha anche disposto il sequestro della piccola porzione di abitazione rimasta in piedi, mentre sono state rimosse le macerie in modo da liberare l'accesso alla strada dove sono presenti altre abitazioni. In base ai primi accertamenti, al momento una delle ipotesi al vaglio è che la fuga di gas si sia generata nell'abitazione al piano terra dell'edificio dove era installato un impianto a GPL. Non è esclusa tuttavia l'eventualità che l'esplosione sia partita da una bombola di GPL che potrebbe essere stata presente nell'abitazione al primo piano, di recente acquistata da due delle vittime.